Se non c'è nessun altro, gloria a Dio, vogliamo leggere un passo che si trova in Levitico 19, sono i primi 19 versi, però invece di leggerli tutti quanti insieme e poi ritornarci su, avrei pensato di leggerne uno alla volta e poi magari ci soffermiamo un pochino. E come sempre leggeremo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La sorella Daniela ha detto, ha letto un qualcosa che è molto attinente, che si trova in Efesi capitolo 5, verso 17, credo, che dice che intendiate qual è la volontà del Signore. E quindi come si fa a fare la volontà del Signore se non si conosce qual è la volontà del Signore? Tante cose sono state fatte che non dovevano essere fatte, altre non sono state fatte quando dovevano essere fatte, proprio per non intendere qual è la volontà del Signore. Molti chiamano peccato quello che non è peccato, entrando così nel legalismo e mettendo pesi sulle persone. Altri non chiamano peccato quello che invece è peccato. E quindi, come ha letto Daniela, intendiate qual è la volontà del Signore, non le nostre idee. Amen. E tutta la parola di Dio trova luce su se stessa, essa spiega se stessa, e il consiglio di Dio si trova in tutta la somma della sua parola, è scritto nel Salmo 119. Nel verso 1 dice: il Signore parlò a Mosè dicendo: parla a tutta la radunanza dei figli di Israele, dice qui qualcosa a Israele, e di loro: siate santi, perché io il Signore, il Dio vostro, sono santo. Ora questo non lo disse solo a Israele, o non lo dice ancora oggi solo a Israele, ma lo dice anche alla sua Chiesa. Ecco perché se qualcuno si alza e dicesse: ah, io non sono santo, come ogni tanto si sente in giro per il mondo, no, il Signore ti ordina di essere santo, gloria a Dio. È scritto in Romani 5: santificati dunque per fede abbiamo pace con il Signore. Che poi quando noi ci specchiamo davanti alla parola di Dio ci mettiamo in difficoltà, tutti noi quando ci scontriamo con la parola di Dio impallidiamo. Perché chi è che può alzare la mano e dire: io sono senza errore, senza peccato? Non lo siamo. Amen. Però il Signore ci invita: siate santi, cercatemi, sforzatevi, dirà il fratello Giovanni, se qualcuno ha peccato, confessi i suoi peccati al Signore e lasci il suo male. E nel verso 3 dice qualcosa di molto importante. Dice: porti ciascuno riverenza a sua madre e a suo padre e osservate i miei sabati. Io sono il Signore, il Dio vostro. Ora qui c'è un grattacapo, perché parla di riverenza alla madre e al padre e in mezzo ci mette il sabato. Domanda, perché ce le dobbiamo fare queste domande: che c'entra mo il sabato con la riverenza alla madre e al padre? Che c'entra? Lo dico con rispetto, nel senso che il Signore ci vuole sollecitare la mente e dice: se io ce l'ho messo c'entra, perché io sono Dio, non sbaglio mai. Amen. Sei tu che non intendi, quindi cerca di intendere. Benissimo. Intanto il Signore non dice: ciascuno porti riverenza a suo padre e a sua madre, ma porti riverenza prima alla madre e poi al padre. Amen. Perché prima la madre? Perché queste domande ce le dobbiamo fare, eh? Perché prima la madre e dopo il padre? Domanda. Questi sono comandamenti di Dio che il Signore ci dice: intendiate qual è la mia volontà e poi fatela. Dice: perché prima la madre e poi il padre? Perché? Perché quando tu vai a leggere i 10 comandamenti, il 5° comandamento è: onorerai tuo padre e tua madre. Prima c'è il padre e poi c'è la madre. Ma siccome non è che la donna vale meno dell'uomo, o la donna è qualcosa da buttare via, o è di meno, il Signore qui mette prima la madre e dopo il padre, come dire: attenzione, perché tutte e due sono importanti.
tutte e due devi portare riverenza, tutte e due devi amare, e qui sta mettendo su uno stesso piano anche la donna, gloria a Dio, anche se abbiamo compiti diversi, ma l'uomo non è più grande della donna e viceversa, la donna non è più grande dell'uomo, ci sono solo compiti diversi, ma la riverenza vale per tutte e due i genitori ed è un comandamento di vita e ci mette in mezzo il sabato, perché il sabato è uno dei comandamenti più importanti di tutto l'Antico Testamento e anche del Nuovo, perché con il Nuovo Testamento il nostro sabato è Cristo e quando nasciamo di nuovo noi entriamo nel sabato di Cristo e noi un domani entreremo nel grande sabato, nel Shabbat Shabbaton, che è quello della vita eterna. Ma nell'Antico Testamento il comandamento che si poteva anche morire se non veniva osservato era il sabato. Praticamente il Signore sta dicendo: è inutile che tu osservi il mio sabato se poi non ami i tuoi genitori, è inutile che tu ti plagi di essere cristiano fuori casa se poi dentro casa sei un omicida, perché questo è il comandamento. E quindi noi vediamo come il Signore comincia a portare luce a questo popolo che aveva fatto fuori uscire dall'Egitto, lo aveva tirato fuori dalla schiavitù, dall'impero del male che era Faraone, che rappresentava proprio Satana stesso, che tiene soggiogati i suoi in una schiavitù, e li ha tirati fuori per portarli nel suo regno, il regno della luce, il regno dell'amore, il regno del rispetto, il regno di conoscere qual è la sua volontà, e man mano che andiamo avanti nella sua strada, nel suo cammino, cominciamo a lasciare dietro il vecchio uomo, gloria a Dio, e l'amore comincia da dentro casa, alleluia. Verso 4, non vi rivolgete, leggeremo fino al 19, non vi rivolgete agli idoli e non fate di rigetto, io sono il Signore, il Dio vostro. Quanti idoli ci sono oggi nel mondo, in mezzo a tutte le parti. Qui non si tratta solo di coloro che vanno dietro le madonnine e i santi, ma siamo pieni di idoli. Il Dio denaro sta distruggendo questa società, la sta distruggendo, o addirittura idolatrare pastori, o idolatrare la propria organizzazione, perché nella mia organizzazione c'è salvezza, nelle altre organizzazioni non c'è salvezza. Noi abbiamo la verità e siamo i detentori della verità, beata te. La verità ce l'ha solo Cristo. Amen. E chi ha Cristo nel proprio cuore sarà salvato, alleluia. Tutto questo mondo è pieno di idolatria. Alcuni non vogliono neanche farsi chiamare pastori, perché devono essere chiamati o apostolo o patriarca, quando questi non esistono più. Ti sta corto l'appellativo di pastore o di servo di Cristo? Ti pare poco, disse Mosè a suo cugino Core, perché era il cugino di Mosè. Ti sta poco essere chiamato servo del Signore? Ti sta corto che adesso vuoi prendere il posto di Aronne? Ma la storia si ripete sempre, benedetto il nome del Signore. L'idolatria sta sempre vicino e tutti noi siamo colpiti da questa tentazione, chi per un modo e chi per un altro, non abbiamo tutti le stesse tentazioni. Quando voi sacrificherete al Signore sacrificio da rendere grazie, verso 5, sacrificatelo in maniera che gli sia gradito per voi, e mangisi quel sacrificio lo stesso giorno che voi l'avete sacrificato e il giorno seguente, ma ciò che ne sarà avanzato fino al terzo giorno sia bruciato col fuoco, e seppur se ne mangerà il terzo giorno sarà fradiciume, non sarà gradito, e chiunque ne avrà mangiato porterà la sua iniquità, perciò che egli avrà profanata una cosa sacra al Signore, e però sia quella persona recisa dai suoi popoli. Ebbene, cari fratelli, anticamente si sacrificavano animali e quindi dicevano che Dio era crudele per questo, ma non era crudele, perché oggi in parte la società fa la stessa cosa. Se vai al mattatoio, quanti animali vengono sacrificati? Ma quelli sono per uso commestibile. Anche questi che venivano sacrificati al Signore, dopo venivano mangiati e dai sacerdoti e in parte anche dal popolo.
Quindi non cambiava niente, ma tutto si dava al Signore, benedetto il santo nome del Signore. E quindi qui parla di dare l'offerta al Signore, e ognuno può porre mente che molte persone molto spesso vogliono offrire qualcosa, ma non lo vogliono offrire, e lo fanno per forza, come fece Caino, che offrì qualcosa, ma non lo offrì come doveva offrirlo, e il Signore non gradì quell'offerta. Molte persone allungano la mano per darti qualcosa e hanno già la mano pronta, quell'altra, per togliertela alla prima possibilità. È molto difficile oggigiorno, e come sempre, andare contro i nostri istinti, contro al nostro spirito, anzi contro la nostra anima. Ecco perché il Signore ci ha detto: camminate per lo spirito, alleluia. I violenti rapiranno il regno di Dio. Quelli che fanno violenza alle proprie tentazioni, ed è un cammino. Il Signore ci dice queste cose in maniera tale che noi possiamo comprendere qual è la via da seguire. Perché leggo la Bibbia? Così so quello che vuole Dio, e di conseguenza poi prendo la mia decisione, se seguire o se non seguire. Gloria allo Spirito Santo. E qui siamo oltre anche i 10 comandamenti. Il Signore ha dato centinaia, centinaia, centinaia di comandamenti, e questi sono in vigore, eh? Qui non siamo più nei 10 comandamenti, siamo già usciti. E quando voi mieterete la ricolta, ecco un altro comandamento per il popolo di Israele, voi mieterete la ricolta della vostra terra, non mieterete affatto il canto, il lato del campo, non lo mietete, non lo spigolate, tralasciate quella raccolta, e non racimolare la vigna, né raccogliere i granelli, lo devi lasciare ai poveri, ai forestieri. Io sono il Signore, il Dio vostro. Il Dio ama un cuore allegro. Non stare sempre lì a mettere da parte lo spicciolo, come fa il ricco, il miliardario, che va in giro con il centesimo. Magari lo toglie a qualcuno, ma non lo dà a nessuno, quel centesimo gli si marcirà in mano. Chi più vuole trattenere in modo sbagliato, perché non è che dobbiamo essere spendaccioni, non sto dicendo questo, sto parlando dell'eccesso, e Dio gli forerà le tasche. Benedetto il nome del Signore. Ama il tuo prossimo come te stesso. Quando puoi fare il bene e non lo fai, dice il Signore, commette peccato. E qui stiamo nell'Antico Testamento. Vedete come lo Spirito Santo poi ha estrapolato tutto l'Antico Testamento, lo ha portato nel Nuovo e te lo ha fatto comprendere meglio in poche parole. Ma tutta la spiegazione del Nuovo Testamento la trovi nell'Antico, anche se il Nuovo Testamento rimane la corona di tutto. Alleluia! È la corona per eccellenza, è la rivelazione, chiamato, è la buona novella, non è un qualcosa così, è Cristo che si è incarnato e ci ha fatto capire quello che già era stato profetizzato. Niuno di voi rubi, né menta e né froda il suo prossimo. Gloria allo Spirito Santo. Non giurate falsamente per il mio nome, sicché tu non profani il nome dell'Iddio tuo. Io sono il Signore, questo non c'è bisogno neanche di spiegarlo. Non oppressare il tuo prossimo, non rapirgli il suo. Il pagamento dell'opera del tuo mercenario non dimori presso di te la notte fino alla mattina. Cioè, dovevano essere precisi, pure quando tu devi dare qualcosa a qualcuno, tanto più se sei un titolare, e gliela devi dare tot giorno a tot ora, guai a te se superi quel giorno e quell'orario, perché Dio guarda, perché quella persona sta aspettando quel giorno, quell'ora, per sfamare i suoi figli, per fare le proprie spese, e così è con tutto il resto. Questo riguarda anche a noi che magari non abbiamo attività, in tutto quello che ci circonda. Non maledire il sordo, non porre intoppo davanti al cieco, ma temi Dio tuo, io sono il Signore. Vedete, tutto il consiglio di Dio punta sul rispetto verso il prossimo. Ci sono cose che fanno male al prossimo, come queste cose, ci sono cose che invece non fanno male al prossimo, ma fanno male a Dio, tipo l'idolatria. L'idolatria non fa male al prossimo, però colpisce Dio, alleluia, e colpisce il sangue di Cristo. Alleluia.
non fate iniquità in giudizio, non avere riguardo alla qualità del povero quando farà il giudizio e non portare onore alla qualità del grande, rendi giusto giudizio al tuo prossimo. Non andare sparlando d'altrui fra i tuoi popoli, non levarti contro al sangue del tuo prossimo. Io sono il Signore. Verso 17. Non odiare il tuo fratello nel tuo cuore. Riprendi pure il tuo prossimo e non caricarti di peccato per lui. Non fare vendetta e non serbare odio a quelle del tuo popolo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Qui il Dio ci sta dicendo, in tutto il contesto che abbiamo detto, che noi dobbiamo amare tutto il mondo, nel senso delle persone, dobbiamo amare tutti, ma in maniera particolare dobbiamo amare quelli che portano avanti la fede nel Dio vivente come noi. E questo è umano, perché anche noi umani amiamo di più la nostra famiglia di quelli che non sono nostra famiglia, ma il fatto che io amo di più la mia famiglia non mi impedisce di amare anche chi non è della mia famiglia. E così è il Signore. Il Signore ci dice: amate tutti, ma in maniera particolare abbiate amore per quelli del vostro popolo. Nel caso nostro, per i nostri fratelli veri in Cristo, dobbiamo avere un amore particolare. Ecco perché, e queste esperienze le abbiamo fatte tutti quanti, noi che siamo nati di nuovo, quando incontriamo qualcuno che è nato di nuovo e che non l'abbiamo mai visto, tutti abbiamo fatto la stessa esperienza. Quella persona è come se l'avessi conosciuta da sempre, da decenni. E ti senti normale, naturale e tutto. Perché? Perché lo spirito unisce più del sangue. Il sangue unisce, ed è comandamento di Dio rispettare il sangue, ma lo spirito unisce di più, e noi siamo stati uniti per lo spirito di Dio in virtù del sangue versato da Gesù. Benedetto è il santo nome del Signore. Vedete come Dio rispalda personalmente la sua parola dentro il cuore del credente. Queste cose tu le conosci, poi le paragoni con le esperienze che fai e dici: quanto è grande Dio, quanto è grande la sua parola. La sua parola è luce, la sua parola mi illumina, la sua parola conferma anche le mie esperienze, perché le esperienze del cristiano non vanno mai contro la parola di Dio. E poi dice, verso 19, osservate i miei statuti. Come dire, non è che io sto parlando così, cioè io vi sto insegnando le cose perché voi poi le facciate. Dice, è importante leggere la Bibbia, se no come fai a fare la volontà? Dice, è più importante fare la volontà di Dio, ma se non leggi la Bibbia come fai a sapere qual è la volontà di Dio? Eccola, e qui stiamo, praticamente siamo arrivati all'ultimo verso che dovevamo leggere, 19 versi, ce ne sono altri centinaia di centinaia di centinaia di comandamenti, ma tutti questi si riassumono, tra virgolette, almeno si racchiudono in due comandamenti: ama il Dio come te stesso e il tuo prossimo, perché amando il Dio e il tuo prossimo adempierai tutta la legge, cioè quella che in parte abbiamo letto. Se tu ami il tuo prossimo, quando spigolerai il grande terreno che hai e verrà qualcuno a chiederti un po' di cibo e tu ne hai tanto, tu glielo dai. Ma se non ami Dio, non solo non gli darai del cibo, ma gli toglierai anche quel poco che ha. È quello ciò che stanno facendo i ricchi oggi, che loro, essendo ricchissimi, ci stanno spogliando anche dei pochi spiccioli che ci fanno sudare mese per mese. E Dio renderà conto, come dice in Giacomo, quella è una profezia. Ai voi ricchi, lì parla degli ultimi giorni, piangete perché il salario del povero grida vendetta presso di me, e voi dovrete rendere conto. Facciamo anche noi buona amministrazione e non abbiate altro l'uno contro l'altro, dice il Signore poi nel Nuovo Testamento, se non quello di amarvi gli uni gli altri. Che bello vedere l'interazione tra nuovo patto, Nuovo Testamento e antico patto o Antico Testamento.
I due sono uno solo che si fusionano in un solo nome, Cristo Gesù, il Signore dei Signori, che molto presto rapirà la sua Chiesa. E con queste parole vogliamo andare in preghiera, in adorazione. Vi invito a venire davanti mentre la sorella Paola ci guiderà. Gloria a Dio e benedetto sia il suo nome. Venite tutti davanti.